non la so commentare, quindi è una cosa che non è logicamente spiegabile, né per me né per i giocatori, è ridicola la cosa che ho detto di là, quindi vengo io a nome di tutti perché sono responsabile di questi ragazzi qua, sono contento di essere responsabile di questi ragazzi qua perché anche oggi mi hanno regalato fino all'85esimo una grande prestazione, però le partite vanno fino al 94 oggi. Non è quasi impossibile solo per dal canto raccontare e commentare questo Arezzo-Siena, uno di quei casi dove si tira fuori l'imponderabile e da quello ci si aggrappa nel giorno in cui l'Arezzo aveva surclassato il Siena giocando la gara perfetta preceduta dal clima giusto e da una coreografia magnifica della curva Lauro Minghelli. Brunori dopo pochi secondi può subito segnare e Pelagotti sul fronte opposto salva sul tiro a tu per tu di Gliozzi. Poi l'Arezzo sfoggia un gran gioco ed è implacabile ad approfittare degli errori bianconeri. Serrotti e Cutolo portano gli Amaranto sul doppio vantaggio. Il Siena non reagisce ed anche inizio ripresa la squadra di Mignani è decisamente molle, così Rolando appena entrato debutta nel migliore dei modi e segna il 3-0. Sembra proprio la partita perfetta nella giornata perfetta e invece in 5 minuti cambia tutto. Due calci di rigore nel finale, prima un fallo di mano di Remedi, poi un ingenuo fallo di Salifu rimettono in partita il Siena. Goberti fa doppietta dal dischetto. I bianconeri ci credono e passano di nuovo nel recupero con Arrigoni abile a girare in rete sul cross di Pedrelli. Da 3-0 a 3-3 la giornata perfetta si trasforma così nell'incubo totale. Rimangono negli occhi 85 minuti di grande calcio, ma la delusione è davvero fragorosa. Chi siamo stati un po' ingenui, un po' non capaci di mantenere lucidità in un momento dove sarebbe stato meglio farlo, però ho fatto il giocatore, lo so che passa per il cervello di uno, lo so pure che passa per il cervello di loro, che comunque sono sempre stati in partita, sono stati bravi a crederci fino alla fine. Insomma, il Milan ci ha perso una Coppa dei Campioni, così può succedere pure all'Arezzo, sarebbe meglio non succedesse, ma oggi è andata così. Volevo, non è per fare ruffiano, leccare il culo a nessuno. Mi dispiace per la gente che è venuta allo stadio perché so che è un derby sentito. Io penso che al 3-0 tutti quanti abbiano sognato la giornata della vita, io per primo. Diciamo che è stata tutt'altro che la mia giornata della vita, eppure per la gente che è venuta allo stadio mi dispiace. Detto questo, ricomincio. Però il calcio va così, sono abituato, nel senso, ci si abitueranno pure i giocatori. Oggi è una giornata che facile da cancellare non sarà, però insomma, campionato c'ha ancora 13 partite da giocare. Oggi avremmo dato uno scossone grosso a tutti quanti con una vittoria pesante come questa, perché facciamo vedere che l'Arezzo stava là. Ora stiamo là uguale, digeriamo prima il boccone amaro. Tra l'altro in casa l'Arezzo non aveva mai fatto 3 gol al Siena nella storia, e ingenuità forse il secondo episodio, quello diciamo dove c'è stata più ingenuità, secondo rigore. Sì, però sono episodi che capitano, non sto lì a sindacare se Sali potesse aspettare un po'. Ripeto, se chiedete al Milan che dal 3-0 ha perso la Coppa dei Campioni il 3-3, non penso che sappiano trovare una spiegazione pure loro, il calcio va così. Tra l'altro non c'erano comunque stati segnali di alcun tipo, no? Che la partita potesse cambiare? No, la prendiamo come insegnamento in più, era meglio se non l'avessimo preso o preso in un altro modo, così brucia un po', però va bene. Rolando entra e segna e a dimostrazione ha fatto anche un gran gol. Tra l'altro. Sì, ma insomma siamo andati su dei giocatori che sapevamo che qualità potessero avere e cosa potessero dare al gruppo, che era già sano, anche perché alla fine sono ripartito con quelli che avevo già. Ero convinto con i cambi di aver messo fondamentalmente la partita in cassaforte, invece in cassaforte non ci ho messo proprio niente. Pazienza. È normale che ci rimanga come scoria perché è clamoroso nell'epilogo, però il campionato va avanti. Il calcio è fatto di giornate dove ti danno la possibilità di rimediare a quello che hai fatto male la volta precedente oppure di confermare quello che hai fatto bene la volta precedente. Noi oggi tentiamo di rimediare quello che non abbiamo fatto bene oggi.